Questa è la fabbrica, con il suo rumore altissimo, l'aria grigia e fumosa. Penetrando nel formidabile frastuono mi dicevo: vecchio mio, starai male. Ce la farai a resistere a questo strepito? Come fanno i miei compagni a conservare il loro sangue freddo, a mantenere la precisione dei gesti senza incidenti? E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Il mitico Nord-Est è diventato critico. La recessione infatti non risparmia la locomotiva industriale, che sta rallentando bruscamente e rischia, secondo le previsioni dei più pessimisti, di fermarsi del tutto. Anche nel Triveneto gli indicatori sono tutti in calo e le dichiarazioni del ministro dell'economia Tremonti e del governatore di Banca Italia Draghi non lasciano ben sperare. Il 2009 sarà un anno horribilis, con crescita zero. E questo vale anche per il Giappone ed Italia, il nord-est del boom economico, dei capannoni per ogni dove, dei piccoli e grandi imperi nati spesso dal nulla, dei self-made men che con il Made in Italy hanno conquistato il mondo. Il nord-est, dove ci sono province come quella di Vicenza che continuano ad esportare più di Grecia e Portogallo assieme. Quel nord-est che oggi non c'è più. Perché soprattutto molte delle piccole e medie imprese principali, artefici del successo di questo territorio, oggi sono in gravi difficoltà. Nel Trevigiano, da sempre uno dei cardini del sistema produttivo veneto, la crisi ha già colpito duramente e molte imprese sono costrette a tagliare i costi licenziando o facendo un massiccio ricorso alla cassa integrazione. Dopo i 300 licenziamenti annunciati alla Osram, l'azienda leader nella produzione di lampadine, ora tocca al tessile. La tessitura Monti ha prospettato il taglio di 235 dipendenti, nonostante il numero dei dipendenti fosse stato portato da 900 alle attuali 560 unità, con 350 persone passate ad una nuova occupazione o la pensione attraverso cassa integrazione straordinaria e innovativi contratti di solidarietà e lo spostamento dei telai 4 anni fa in India e nella Repubblica Ceca. Altri 20 posti a rischio alla Selina di Quinto, ma poi ci sono avvisaglie di altri tagli dovuti al calo delle vendite e della produzione che non sono ancora venuti alla luce. Che la situazione fosse tutt'altro che tranquilla lo si era capito circa un mese fa, quando gli imprenditori avevano fatto appello allo Stato e alla Regione Veneto per un sostegno finanziario alle imprese dopo la stretta creditizia dovuta al peggioramento della congiuntura internazionale e ai contraccolpi della caduta verticale delle borse internazionali. Ed è proprio di questi giorni la notizia dell'alleanza con i consorzi di garanzia per aiutare le imprese annunciata da Banca Treviso. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert. Di fatto, anche nella Marca Trevigiana, la situazione è quella riscontrabile in tutto il paese. I salari sono al palo da molti anni, mentre l'inflazione è cresciuta e i prezzi dei generi di prima necessità, dopo l'introduzione dell'euro, sono andati alle stelle. I consumi hanno subito cali impressionanti, che hanno provocato il conseguente calo della produzione. Cosa succederà nei prossimi mesi? Gli esperti dicono che il Nord-Est saprà far fronte meglio di altre aree produttive d'Italia ed Europa ai colpi di maglio della crisi. Ma certamente oggi è sempre più difficile per un giovane trovare un primo impiego ed esiste il dramma dei molti cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro e che non riescono a rientrare nel mercato del lavoro. I sindacati sono sul piede di guerra e chiedono che a questo punto sia la politica locale a intervenire con provvedimenti che possano scongiurare che la situazione precipiti, con conseguenze che oggi, come oggi, in quello che è ancora il ricco e prosperoso Nord-Est, sono inimmaginabili. Poi la fabbrica, sempre uguale, chiusa nelle sue mura, e l'urlo di sirena,
che li chiama in un unico appello. La storia quotidiana dell'operaio ha termine solo a sera. Si scende dal treno e ci si dilegua come uno stormo di passeri. Quando spingevo la porta di casa cominciava l'amore, la vera vita. Anna mi aspettava. Baciandola dormivo in piedi, la testa pesante, la nuca indolenzita. Anna mi si stringeva vicino.